Ciao a tutti e benvenuti a Amazman, io sono Jason, sono qua oggi con un video un po' diverso di solito. Oggi siamo giù in box, questa è la mia moto IRCN Kawasaki 2007, questo è un 650 bicilindrico. Oggi volevo cambiare le candele e siccome l'ultima volta che ho fatto cambiare candele ho visto che le bobine di accensione erano abbastanza rovinate, un po' crepate, che andavano cambiate. L'ultima volta che non ho cambiato, questa volta volevo cambiare sia le candele anche le bobine di accensione. Sono andato al negozio di ricambi vicino a casa mia, a Milano, e ho chiesto i pezzi di ricambio e le bobine di accensione. Me ne ha chiesto 128 euro scontati. A me mi sembrava, quello era solo per uno, come avevo bisogno di due, 128 uno era 260 euro per la coppia. Allora cosa ho fatto? Ho fatto un giro prima su Amazon, non ho trovato niente, poi sono andato su eBay, ho trovato una ditta che si chiama Tech Autos, che vendono pezzi non originali per Kawasaki e vendono anche bobine di accensione. Ho pagato la coppia di bobine di accensione per Kawasaki 101 euro. Sono messo una settimana ad arrivare, sono arrivato oggi, però oggi volevo farti vedere le bobine di accensione e poi fare un piccolo spiegazione come montare sulla questa moto. Sia le candele e anche le bobine di accensione. Adesso vi faccio vedere come sono queste bobine. Queste sono le bobine di accensione. Queste non sono pezzi originali, ma sono di un'ottima qualità. Di cosa vedo io? Praticamente identiche a quelle originali. Ero risparmiato più della metà. Adesso fra un attimo ti faccio vedere come si fa a montare questi bobine di accensione su questa moto e speriamo alla fine va tutto bene. Eccoci qua, adesso la prima cosa da fare è da togliere la sella. Poi tutte le chiavi che ci serve per fare questo lavoro si trova volendo direttamente dentro il kit di chiave che è in dotazione con la moto. Praticamente quando compro una moto c'è sempre un kit di chiave in dotazione. Io ho già tolto tutte le chiavi che non mi serve per questo lavoro. Adesso le prime due viti da togliere. Sono questi due qua, 1 e 2, che tengono su questi due pezzi di plastica laterale, cioè uno di qua, uno di qua. Magari metti un straccio qua per evitare che perda le vite e mezzo tutti i cavi qua. Poi, per tirare via questi due pezzi laterali, basta tirare e vengono via. Uno. E due. E adesso abbiamo bisogno di togliere questi due bulloni qua. È un bullone di 10, io uso la chiave a bussola, giusto per fare prima.
Andiamo qua. Ok, adesso abbiamo tolto i due balloni di 10 qua, adesso libero la serbatoia di benzina. Volendo si può staccare la serbatoia completamente e appoggiare la parte. Se no, se state attenti, puoi girare la serbatoia magari mettendo un paio di stracci qua. Girare la serbatoia 180 gradi. Praticamente la parte davanti la fai poggiare qua dietro, piano piano. Appoggiare il serbatoio così. Adesso ti faccio vedere da sotto. Devi stare attento che non ti ricavi o i tubi. Prendo la torcia. Questi sono i cavi. Adesso ho girato solo 180 gradi e appoggiato praticamente al contrario. Adesso la prossima cosa da fare è togliere queste quattro viti qua. 1, 2, 3, 4. E anche questa qua che è la vite per il filtro d'aria. Adesso basta tirare su e tirare questo tubo qua e vieni via. Poi c'è da staccare queste due prese qua, uno e due. Tiro via questa che è uno dei sensori per presa aria, che se guardi bene qua era filato qua dentro, c'è un tubo, un altro tubo di gomma e questo era filato dentro. Adesso la prossima cosa da fare è tappare queste due prese d'aria qua sopra il motore per evitare che cadi dentro qualcosa. Adesso dobbiamo togliere queste quattro viti a brugola qua e vuole evitare che quelle viti là cadano dentro la presa d'aria. Allora prendiamo due stracci pulite, prendiamo l'estensione per la chiave a bussola e la chiave dovrebbe essere chiave a brugola 5. Basta mollare un po'. Magari tiro via questa.
Volendo si può anche lasciarlo, pensando di nuovo, si può anche lasciare il filtro di aria su. Io ho già pulito l'altra settimana, non c'è bisogno a tirare via, se non hai bisogno di pulire. Facciamo uno. Due. Cercando di prendere, non farle cadere dentro. Sono tre. E quattro. Adesso la scatola filtra l'aria, è libera. Adesso che abbiamo tolto quelle quattro viti a brugola, possiamo tirarli su, la scatola filtra l'aria. Ma prima di fare questa cosa, volevo farti vedere che ci sono due tubi sotto questa scatola filtra l'aria, che ovviamente quando rimettiamo la scatola va messa allo stesso punto, questi due tubi. La prima. La prima è questa qua sotto, che praticamente è questa qua, e posso tirarla, che praticamente è appoggiato sopra il motore così. Quando rimettiamo su, ripoggiamo allo stesso punto. Per adesso possiamo tirarla su. L'altro è sotto il motore, un po' più difficile vedere, ma quando la tiriamo via la scatola filtrata te la faccio vedere, che è qua sotto, che è un specie di clip che è attaccato al motore, è praticamente a pressione sopra la, un rotondo di metallo, basta spingere su, ma ovviamente va messo uguale come adesso. Adesso tiriamo via la scatola filtrata. E te la faccio vedere. Adesso basta tirare su con un po' di forza. E come detto, vieni via tutto. Questa è la scatola filtro l'aria. Questo è il tubo in gomma che dicevo prima. Questo è l'altro tubo. Se guardi bene là dentro, vedi dove era attaccato prima. Qua. Prendo la torcia. Vedi che c'è il tubo dove era attaccato prima. Sto prendendo la cacciavite. Eccola qua. Dobbiamo rifilare questo qua sopra quel tubo di metallo. Adesso mettiamo a parte questa. Eccoci qua, abbiamo le nostre bobine di accensione. Uno e due. Io, quando fai questo lavoro, la prima cosa da fare è coprire queste due prese di aria, come prima. E prima di tutto, per non scambiare le due attacchi, farai una delle candele alla volta. Facciamo bobina a candela e poi facciamo l'altra, una alla volta. Adesso la prima cosa da fare è togliere la presa dalla prima bobina di accensione, basta scacciare e viene via subito. Guarda, piega un po' fuori dalle palle. Poi la bobina di accensione, per toglierla basta tirare. Infatti questo è quello le altre volte che ho detto era un po' crepata. Adesso la parte di plastica esterno si è crepata di tutto.
questa è una bobina di accensione originale. Ok. Adesso prendi la nostra chiave per togliere le candele. Io sto usando la chiave bussola 14. E questa è la vecchia candela. Che si è anche rotto togliendola. È abbastanza rovinato, è colpa della bobina di accensione crepata. Adesso prendiamo una candela nuova. Filiamo dentro il buco. Adesso avvito fino in fondo, dall'ultimo pezzettino farò con una chiave normale, chiave inglese di 14, per non stringere troppo. Quella è la prima. Adesso prendiamo una bobina di accensione nuova, con un po' di pressione spingiamo fino in fondo. Rimettiamo la presa. Per non confondere con l'altro. Adesso faremo lo stesso lavoro con l'altro. Adesso abbiamo cambiato tutte e due le nostre candele e tutte e due le bombine di accensione. Ci resta solo rimontare tutto praticamente a controllo come abbiamo smontato.
Adesso prima filiamo su questo sensore per il filtro dell'aria. Poi andiamo alla scatola filtro dell'aria. Ricordati che abbiamo i tubi qua sotto. Aspetta. Adesso la filo fuori dalle palle. Piano piano. Dobbiamo adesso infilare quel tubo che ti ho fatto vedere prima sotto, che adesso l'ho piegato. Guarda di non andare giù. Adesso piano piano. Ce l'ho fatta. Non so se riesci a vedere là dentro, che adesso i tubicini di gomma là dentro, adesso va sopra i tubi di metallo. Andiamo a vedere se l'altro tubo è a posto. Adesso l'altro tubo è qua, un po' piegato. Adesso rifiliamo dove era prima. Anche qua siamo a posto. Adesso ricollegare questa presa qua, l'altra presa qua. Ricopriamo di nuovo le due prese di aria sopra il motore. Adesso prendiamo le nostre quattro viti a brugola.
non stringere troppo perché la scatola filtra l'aria, è sempre in plastica. Il nostro 4 vite a brugola della stretta. Adesso togliamo le stracce. Prendiamo questo pezzo qua. Colleghiamo il tubo qua. Ci manca le 4 viti qua. Adesso piano piano rigiriamo la subitore di benzina. Prendiamo le ultime due bullone. La busta di 10. Adesso ci manca due pezzi di plastica laterale. Mettiamo la sella. Ok, adesso è ora della prova del 9, diciamo, se ho fatto tutto giusto dovrebbe accendere senza problemi. Speriamo bene. Ok,
sembra tutto a posto, ho acceso il primo corpo, sono contento che il lavoro è andato a buon fine. Comunque, se hai trovato questo video utile, metti mi piace, iscriviti al canale, poi lascerò i link per i pezzi di cambio nella descrizione sotto, poi magari ci vediamo nel prossimo video. Ciao!